Serata natalizia, ma anche di ricorrenza quella del 13 dicembre scorso a Salerno. Il bar Santa Lucia di Via Roma, di fronte al municipio, ha festeggiato i suoi 100 anni e la famiglia Russo per l'occasione ha voluto ricordare la ricorrenza con il taglio della torta, la musica in ricordo di Lucio Battisti e una tombolata. Tantissimi sono stati gli auguri arrivati in presenza via social, via telefono, da tutto il mondo. Non sono mancati gli auguri istituzionali. Grazie alla gestione attenta volta a rispondere a ogni richiesta dei clienti, il bar Santa Lucia 1921 è il luogo giusto per prendersi una pausa dai frenetici ritmi della vita quotidiana. Nel corso degli anni il bar di via Roma 202 nel centro di Salerno è diventato molto rinomato, ha i servizi di alta qualità e le proposte gastronomiche di produzione propria. Un bistrò dove gustare vere golosità a tutte le ore del giorno. Il bar Santa Lucia ha un lungo passato. L'attività nasce alla fine dell'Ottocento con il nome di Caffè del Leone. Durante i primi decenni di attività, quando la Salernitana giocava fuori casa, numerosi tifosi si recavano dinanzi al caffè per sapere i risultati della partita, non essendo in possesso della TV e della radio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il locale assunse il nome Bar Somma dell'omonima famiglia di gestione, per poi arrivare ai tempi nostri con il nome della nota chiesa del rione Santa Lucia 1921. Oggi il bar è ancora un luogo magico dove trascorrere dei meravigliosi momenti gustando tante prelibatezze. Tra i prodotti che si potranno trovare si annoverano cocktail carabici, caffè anche d'orzo, cocktail latinoamericano, caffè decaffeinato, prodotti per prima colazione senza glutine, bevande analcoliche e molto altro. Il bar Santa Lucia fa parte di un complesso turistico molto ampio della famiglia Russo. Si va dal pub con 25 tipi diversi di birra al ristorante con specialità gastronomiche di ogni genere, alla pizzeria, compresa la pizza senza glutine, come tutte le pietanze richieste anche senza glutine. Poi c'è l'albergo con 22 stanze e il supermercato sulla strada parallela. Insomma, di tutto e di più del complesso turistico fanno parte anche altre proposte in altre parti della città.